quest'anno la 65esima edizione della Guida Michelin, la 2020, un'altra edizione dei record. Intanto i ristoranti stellati in guida sono 374, quindi è il record che abbiamo avuto, e consentono alla Guida Michelin Italia di essere ancora una volta al secondo posto tra le guide Michelin per numero di ristoranti stellati. Le novità sono 30 ristoranti stellati con una stella, 2 ristoranti con 2 stelle, e poi c'è la novità da tutti più attesa, cioè un altro ristorante con 3 stelle. Quindi i ristoranti 3 stelle in Italia sono 11, nel mondo sono 130, quindi vuol dire che in Italia abbiamo circa il 9% dei ristoranti totale, quindi sicuramente un numero significativo che ci dice molto sul livello della ristorazione italiana. Allora, gli ispettori della Guida Michelin sono dei miei colleghi, quindi sono dei dipendenti di Michelin, ma formati naturalmente per fare gli ispettori, quindi per provare le tavole. Una formazione sia scolastica che una formazione in Michelin. Una formazione in Michelin perché effettivamente c'è un metodo e un processo che devono seguire per provare le tavole, metodo e processo che sono gli stessi che gli ispettori di tutto il mondo applicano per redigere le guide di tutto il mondo. Noi ricordo che siamo presenti in 30 paesi. Allora, quali sono i criteri che utilizzano gli ispettori in tutto il mondo quando provano una tavola per poi valutarla? Allora, innanzitutto valutano la qualità delle materie prime che vengono utilizzate. In secondo luogo, la capacità con cui lo chef trasforma queste materie prime, quindi la padronanza delle tecniche di cottura. In terzo luogo, la personalità dello chef che emerge dal menù proposto, effettivamente la capacità dello chef di combinare gli ingredienti per creare delle ricette dice qualcosa sulla personalità dello chef. Un altro criterio molto importante è la qualità e la costanza della qualità nel tempo. Cosa vuol dire? Che un dato livello di qualità deve essere mantenuto durante tutto il pasto, durante tutti i servizi e durante tutto l'anno. E un altro criterio invece è un buon equilibrio tra qualità e prezzo.